Ciao a tutti ragazzi, in questo video vado un sacco di vlog, ma perché sta ripartendo la grande lavoro dopo la quarantena, se Dio vuole, e quindi ho veramente pochissimo tempo. Infatti guardate, volevo in mente di fare il video del freestyle con il cartellone già pronto. Guardate, figata il cartellone, veramente una super figata. Però ovviamente non trovo il tempo per registrarlo. Rimettimi a fuoco, grazie. E niente, quindi ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attiva la campanella, perché oggi facciamo un video un po' pazzo. Ho giusto una mezz'oretta, spero di riuscire a fare tutto. Ho detto, ma perché non andiamo a reagire alla mia prima recensione? Ho fatto un po' di parte, andiamo a vederla e andiamo a commentarla. Se non ricordo male, non ho ancora aperto niente, il primo patio che ho recensito e provato, a parte il Twister 80, ma quello non era del canale Scape o Scape, era del canale Masiamo, è il l'RB contrario 3VD, un pattern che mi è garbato. Ma andiamo a vedere la recensione e andiamo a prendermi un po' in giro, perché sono curioso di sapere quanti errori ho fatto lì. Però andiamo in casa perché c'è un vento veramente pauroso ultimamente, quindi via, spostiamoci sul computer. Ok ragazzi, siamo davanti al computer, voi non vedete perché vi ho posizionato lateralmente, ora io divento piccolino e andiamo a vedere questo video. Quindi io lo prendo in qualità massima perché ce l'ho ancora, perché osservo le cose e ho ansia per questo video qua. Ma in realtà non mi sembra, non l'ho rivisto, quindi è passato tanto tempo, però mi sembra che non facevo tanto schifo. Ora lo guardo e mi metto a piangere solamente. Vabbè, non è che ora sia migliorato tanto la qualità del servizio, però andiamo a vedere la qualità del servizio, vedi. Ma come fate a seguirmi? Comunque, apriamo il video. Ciao a tutti ragazzi, ecco finalmente è arrivato il video in cui do le mie prime impressioni sul pa... Ah, intanto inizio con questa faccia sparata così, pam. Cioè ragazzi, iscrivetevi subito, cioè. Poi c'avevo la fissa di mettere la scritta FreeMove perché pensavo, dai, magari lo prendo un sacco di persone in questo video e con la scritta FreeMove, poi FreeMove mi regala patti. Pensavo questo, in realtà poi non è così. No, non metto la scritta FreeMove, non tanto, ma perché ho perso il PNG in realtà. E vabbè, FreeMove, rimandami la scritta, perché se vuoi lo sponsor sui video, ma che sponsorizzi. Vabbè, andiamo però, sennò perdiamo tempo. Attino, RB110 3WD, una sigla lunghissima per un pattino veramente speciale. Devo ringraziare. Allora, sì, perché i pattini sono famosi per essere speciali, no? Come regali, no? Un bellissimo anello di fidanzamento. Ragazzi, volete fidanzare, non più l'anello, perché il pattino è una cosa speciale. Andiamo avanti, va, skippiamo un po' perché mi sta già avvenendo. Anzi, ovviamente se volete vedere il video completo recente sul canale, vi lascio qui il link del video, così ve lo guardate tutti. Andiamo a prendere pezzi un po' casuali. Skip un po' perché sennò mi addormento qui. Voglio ringraziare FreeMove che mi ha fatto un prezzo sul canale Eggball Patio. Esatto, è un patio con tre ruote, molto molto particolare, e i colori sono belli. È un pattern 3 ruote, perché se era un 3VD aveva 4 ruote era un problema effettivamente, sì. Comunque ora ogni promesso non devi, andiamo un po' più avanti, va. Ma la descrizione del pattern è tessuto a piedi, non un salto del 3, perché non è un salto molto facile, perché si va a usare il filo esterno in atterraggio, come vedete ora. Allora, tralasciando il fatto che il sincro rispetto a quello che effettivamente si vede va su due punti diversi, però ecco, lasciando questo pezzo qua. Ma io ho fatto un rallenti noiosissimo, ho fatto i rallenti del pre-salto, si rallenta la parte aerea, non la parte prima, che pizza. Vediamo che salto te l'ho fatto, sei decente o no. E qui è molto importante quando atterro di filo esterno indietro, e come vedete il pattio regge bene e chiude il cerchio, nonostante il pavimento non era liscio ma era mattonellone. Allora, effettivamente rivendo il salto di rallenti, vuol dire che non ha vibrato il cuff. E buono, quindi vuol dire che il patto veramente risponde bene a questo salto. Ora, lasciando stare il fatto che sono veramente una hicca anche con le braccia aperte così, che non ci ne frega niente. Però ecco, magari dicevo, faccio vedere i salti, so bene, so fare patinaggio artistico, sì, ma non ci ne frega niente. Comunque ecco, lì è stato veramente, veramente buono. Sto rimpiangendo l'RB col traio 3VD, era un bel pattino. Anche nella rampa si sono comportati veramente bene, perché non ho sentito lo stacco, cosa che invece un pattino a 4 tende a sentire quando vado a sul bordo della rampa. Ragazzi, ma 2 ore e mezzo per fare una rampa? Cioè, ma davvero 2 ore? No, non voglio piangere, voglio piangere. Sto lanciando veramente in alto, oltretutto l'atterraggio è stato veramente fenomenale, sembrava di essere iperstabile, non ho avuto assolutamente problemi di te. Pattino. Allora ragazzi, qui devo dire che probabilmente era la mia prima recensione, volevo farla un po' troppo bene. Allora,
l'RB l'ho riprovato anche sulla rampa, si fa tranquillamente, non gioco sui problemi. Qual è il problema? Il problema è che questo video che avete visto io non ho sforzato la rampa. Che cosa vuol dire? Vuol dire che non sono stato al massimo dell'altezza e poi a terra al massimo della potenza. Quindi diciamo, ho fatto un salto molto controllato. Comunque sì, il pattino risponde bene, non ti fa sentire lo stacco, è veramente figo. Non intendo uno skatepark, perché non mi sembra il pattino dato per lo skatepark. Vedete, questo che dicevo, io lì volevo parlare bene del pattino. Io effettivamente un po' troppo accento è stato qua. Ora, per l'amor di Dio, la fa benissimo la rampa, la fa alla grande. Però ecco, diciamo che un po' la voglia di far vedere, di parlare del primo pattino, è un po' di errori un po' cucciolosi, no? No, a parte gli scherzi, comunque il patio va alla grande. Anzi, arrivando il video mi ha veramente sorpreso, non andando a vedere il video, perché a parte la mia voce che era tipo sto leggendo un copione, perché non so, però a parte lo scorso lì, il patio è veramente stravato, mi è piaciuto un sacco, tanta roba. Cioè non me lo ricordavo così bello, dovrei andare a vedere un po' di recensioni. Si è comportato benissimo. Nella rampa indietro invece, lì ho avuto un po' di problemi. Probabilmente devo stare un po' più indietro nel baricentro. Non lo sapevo, vedete, sono andato parecchio avanti alla... Sì, allora, ecco, questo è come dicevo, avendo tre ruote così grandi, avendo un asse che va subito a prendere le imperfezioni, quando devi fare una rampa un po' più difficile, non rampa, no, sì, è impossibile, ecco, è un po' più tecnica. Diciamo che lì senti più il fatto che avendo un baricentro più alto, avendo solo tre ruote molto più grandi, è un po' più difficile tenere il controllo. Però è minimo, cioè al quarto avresti fatto, se fa quattro salti il quarto viene perfetto, perché non è una cosa impossibile da fare. Quindi se vuoi un 3D per fare anche free skate e fare un po' di park, io lo sconsiglio, però è alla valla grande lo puoi fare. Faccio questo un errore. A parte i miei errori, vabbè, vediamo lo questo slalom. Oh, ho fatto un bello speed slalom. Se lo fuori lo faccio peggio, ragazzi. Ero più allenato a quei tempi lì. Comunque andiamo un po' avanti, perché vabbè, gli slalom, vabbè, sì, ma non è il è un patto, una buona reattività effettivamente. Il try è un po' troppo lungo, però, quindi non è proprio il try adatto per fare questo qua. Sì, si può fare. Vedi, questo video dimostra che con tutti i patti si può fare anche le cose che non sono proprio perfette per quelle cose lì. Però ecco, dai, va bene, va alla grande. Andiamo un po' avanti, però. Crisi, vabbè, salto 180. Troppo alti volume. Ci sto qua, io che faccio trick, non c'entro niente. Eccoci scesi dai pattini. Ora vi dico le mie impressioni. Allora, prima di tutto mi sono dimenticato di dire una cosa, che l'unica vera criticità che ho trovato in questo pattino, che ho durato veramente fatica, è quando, aspettate un attimo, è quando vado sulla punta, perché ho dovuto fatica ad alzarmi e a starci, perché tenevo subito a inclinare il pattino, quindi andare a girare verso destra o verso sinistra. Però ora andiamo a vedere com'è questo pattino in dettaglio. Allora, devo dire che mi aspettavo un pelino più di cura nella plastica. Allora, qua mi ha sorpreso, perché sono stato abbastanza, cioè non ho cercato di trovare solo pregi, e per me è difficile, perché quando ho iniziato io sono uno che guarda sempre il lato positivo delle cose. Invece qui ho già cominciato a dire una cosa fastidiosa. Allora, sì, vabbè, lì l'unica cosa che vorrei correggere sulla punta è che non tanto la punta di per sé dà problemi, quanto ovviamente la ruota più grande, più distanza, ma soprattutto la ruota che sta parecchio fuori dal pattino, per contrario penso da fitness più che altro, ovviamente duri più fatica a centrarla. Viceversa, una volta trovi l'equilibrio, è come un po' andare su, è più stabile rispetto a un quattro ruote. Questo è da dire, ecco perché inizialmente ero fatica a trovare, perché andavo subito a girare a destra o a sinistra. Una volta che uno si abitua, è quasi più facile utilizzare questo tipo di pattini con dei trick. Ovviamente non ci può fare il crisi, non ci può fare il freestyle, perché ogni un telaio è lungo così e non passi tra ogni questo, ovvio. Andiamo a sentire poi le mie lamente sulle plastiche. La plastica è molto, non so se si vede, è molto tipo opaca, sembra una plastica scadente quasi. È un peccato per... Bello è che quando ho messo a fuoco il pattino ho levato il pattino, cioè non si è visto niente. Ho iniziato a pattinare con il Rollerblade Twister, che invece è una plastica molto curata, anche se si vedeva era rigida, proprio dura. Il pattino infatti da Twister è un pattino anche... Ragazzi, sono commosso a vedere il Rollerblade Twister di Alessia, veramente. Ma è bellissimo questo pattino, è tanta roba, veramente Twister, spettacolare. Usato molto per il freestyle, cosa che invece questo pattino qui ha più un senso se fate urban. Però vediamo, continuiamo a analizzare il pattino, non perdiamoci in chiacchiere. Telaio in alluminio estruso, quindi ricavato da un pezzo unico di alluminio scavato all'interno. Ruote di diametro 110, tutte le chiusure in plastica. Ecco,
Ok ragazzi, beh io mi fermo qua perché vabbè ora c'è la parte recensione. Beh, se vi interessa andare a vedere quel video lì, non volevo fare un video in cui riproponevo la stessa cosa. Di due cose dico, mi sono sorpreso, pensavo di peggio. Ora vorrei andare a rivedere il video su notizie, su quale pattino iniziare, quello fatto 10 minuti in cui faccio vedere i pattini, perché ho dei ricordi veramente cringe di quel video lì. E ho tutto, se ricordo male, quel video lì è metà, perché in realtà avevo detto che poi la seconda parte la facevo in futuro, quindi manca ancora la seconda parte per il video lì. Quindi boh, fatemi sapere se questo video qua vi è garbato. In realtà era un video un po' sul prendermi in giro, e vabbè c'è tanto da prendere in giro, compreso il fatto che comunque sia si vedeva proprio che era la prima recensione. Spero di essere un po' migliorato sia a parlare alla camera sia a trasmettervi proprio le sensazioni del pattino. Credevo di trasmettere peggio già lì, in realtà andavo abbastanza bene. Occhio perché comunque sia è un pattino, secondo me è molto valido, cioè, per assurdo l'RB 3WD 110 è uno dei pattini migliori per iniziare con tre ruote. L'RB è quello il problema, la plastica è sempre quella lì, sembra un po' troppo cinesone, sembra ancora troppo, anche l'interno è veramente scadente a livello di cura, non dico che poi sia una scarpetta e sia scomodo, anzi molte persone, ma vedete anche voi, ma anche io, non mi fa male il piede all'interno del pattino. Ovviamente è normale, lo paragoni già al Twister, lo paragoni già anche, guarda, voglio guardare, rimpiangere anche un Nex con la scarpetta in termoformabile, di per sé non è proprio la mia scarpetta preferita, perché secondo me sono già più curate. Ovviamente Seba ed FR1 hanno secondo me una stecina in più a livello del dettaglio, però ecco, veramente tanta roba. Fatemi sapere se vi garbano questi video un po' più sul come, un po' più di passare un 10 minuti insieme. E a me per stare con voi mi piace un sacco, leggere i vostri commenti mi fa veramente un sacco di piacere. Rispondo a tutti, li ho in coda perché sono strapieno di lavoro in questo video qui. E bene da un lato, ma mi dispiace perché YouTube mi sta garbando un sacco, non per quanto riguarda guadagnare, perché quello è mio, ma mi garba veramente portare contenuti e avere interagire con voi. E ragazzi, ma soprattutto mi piace conoscervi dal vivo, cioè la gente viene a partire al mio accertato, c'era a Firenze, mi fa veramente un sacco di piacere. E infatti c'era un video, penso lunedì, in cui voglio portare almeno un progetto, soltanto che mi è stato detto di farlo ora a breve, io volevo organizzarlo in più tempo, ma vediamo insomma come svolgerlo e se vi va di partecipare insieme. Io vi saluto, vi mando un abbraccione, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e ciao raga!